Partecipanti, man mano magari lo ricordiamo a tutti i partecipanti, buongiorno. Questo evento viene registrato per essere successivamente eventualmente divulgato attraverso canali istituzionali o anche social network, e quindi se non volete comparire con il vostro audio video, vi ricordiamo di tenere disattivato microfono e videocamera. Se avete fa da fare delle domande ai relatori, potete utilizzare la chat e queste saranno poi fatte da Giada Mizzori, che adesso prende la parola, che conduce l'incontro. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giada Messori, come appunto mi ha presentato Samuel. Bentrovati, sono contenta che ci sia un po' di partecipazione nonostante, diciamo, lo scarso preavviso che purtroppo siamo riusciti a dare per questo evento, ma appunto come dicevamo lo registreremo in modo che appunto chi non ha potuto avere modo di seguirci questa sera potrà comunque rivederlo appunto in un altro momento sui nostri canali. Ricordo quindi appunto di non accendere la videocamera e appunto tenete sempre tutti quanti i microfoni spenti in modo che non disturbiamo con rumori sottofondo i relatori. Per quanto riguarda le domande, appunto, direi che le teniamo a fine dell'intervento del dottor Chiarini, così abbiamo un dibattito se finale come era previsto all'inizio del nostro programma. O in alternativa, appunto, mettete in chat le vostre domande, poi noi insomma le leggiamo e le facciamo in modo puntuale. Perfetto, credo di aver dimenticato nulla. Lascio direttamente subito la parola a Eleonora Perotto, che è il Mobility Manager del Politecnico di Milano, oltre che il capo servizio del Servizio Sostenibilità di Ateneo, che insomma ci introdurrà un pochino quello che facciamo noi al Politecnico riguardo alla mobilità ciclabile. In generale, poi anche in questo periodo, insomma, un po' di emergenza, quali sono le nostre proposte? Grazie Giada, provo ad attivare la telecamera, sempre che la linea regga, altrimenti poi a un certo punto la disattiverò. Ringrazio tutti i partecipanti, tra l'altro vedo anche qualche nome noto, quindi tra i partecipanti c'è anche qualcuno che ci ha fornito dei suggerimenti in passato, quindi assolutamente benvenuto a tutti e grazie mille. Io per evitare di perdere tempo, proprio per poter poi lasciare il maggior spazio possibile al nostro relatore, condividerei subito la presentazione, ammesso di riuscirci. Spoglia. Eccola qua. Allora, dovreste vederla. Ok, mi confermate? Sì, si vede, si vede. Allora, Sì, come vedete, la la presentazione vediamo. è stata fatta a due mani, quindi è assolutamente fondamentale il contributo di Giada, che mi dà una mano, che lavora chiaramente anche lei al Servizio Sostenibilità di Ateneo, mi dà una mano per tutto quello che è l'ambito della gestione della mobilità. Due parole, giusto per chi ci conosce un po' meno, c'è una strategia di sostenibilità al Politecnico di Milano. Questi tre ovali in qualche modo vogliono richiamarla, quindi c'è un cuore centrale pulsante dove risiede la nuova Sustainability Unit, ex Servizio Sostenibilità di Ateneo. È in realtà solo una parte, noi ci occupiamo della parte di sostenibilità, diciamo, ambito ambientale. Ricordiamo che la sostenibilità anche per la sfera economica e sociale, questo è il motivo per cui vedete all'interno dell'ovale centrale anche tutta una serie di altri nomi, quindi dal CUG a Polisocial. Abbiamo tutta una serie di relazioni, di reti, collaborazioni con l'esterno, dall'ISCN, l'International Sustainability Campus Network, alla RUS, che è la rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Ricordo che il Politecnico di Milano fa parte del comitato di coordinamento. Siamo entrati, visto che parliamo di mobilità, nella rete UMOB, che è una rete europea, e poi partecipiamo anche ad altre reti come il SAN, che è relativo alla simbiosi industriale. Ovviamente tutto viene fatto nell'ottica di quelle che sono un po' le politiche internazionali per la sostenibilità e quindi i famosi SDGs dell'Agenda 2030 del 2015. Di fatto la strategia per la mobilità del Politecnico di Milano diciamo, si va a focalizzare sugli SDGs che ho evidenziato, quindi naturalmente abbiamo l'11 come SDG principale, ma poi ci sono delle contaminazioni, in realtà anche più o meno su tutti, ma prioritariamente su quello che è il 4 per tutto quello che riguarda l'educazione, la formazione, il 9 per quello che sono le tecnologie, infrastrutture,
Ovviamente c'è una parte importantissima di cambiamenti climatici, vedrete che citerò il piano di mitigazione di Ateneo, al quale lavora un altro membro del Servizio Sostenibilità di Ateneo, che è Paola Baglione, anche lei è collegata, e quindi il 17 per le partnership. Soprattutto noi come ambito mobilità lavoriamo tantissimo facendo convenzioni, e anche di questo adesso vi darò due dati. Da dove siamo partiti? Da qualche anno, ogni due anni facciamo un questionario per conoscere le abitudini di mobilità, ci dà una mano fondamentale Samuel Tolentino del laboratorio Traspol, anche lui è qui presente. Tutte le volte proviamo a partire dai dati di share modale, questi sono gli ultimissimi dati, quelli più recenti, è una ripartizione su quello che è l'ambito Bovisa e Città Studi, a sua volta ripartito tra personale e studenti. Anche qui non abbiamo il tempo per entrare troppo nel dettaglio, mi limito a farvi notare che il trasporto privato, soprattutto se pensiamo agli studenti, è abbastanza residuale, perché parliamo di 5-4%, tuttavia vi ricordo che i numeri intorno ai quali stiamo ragionando sono abbastanza ragguardevoli, perché sono circa 21.000 persone in Bovisa e altre 30.000 invece in Città Studi. Anche per quanto riguarda il personale, soprattutto se pensiamo a Città Studi, la percentuale sul totale con il trasporto privato è abbastanza ridotta, ma abbiamo ampi margini di miglioramento. E dove vogliamo vedere quel miglioramento? In questo periodo soprattutto, forse non tanto sul trasporto pubblico locale, quanto su quella che è la mobilità attiva. Come vedete, soprattutto pensando a Città Studi, abbiamo un 11% più 9% tra piedi, bici, monopattino, che è abbastanza interessante, questo per quanto riguarda il personale. E gli studenti, 25%, 11%. Su Bovisa la situazione peggiora un pochino per quello che è un po' il contesto di riferimento. D'altro canto, se guardiamo gli studenti, c'è una netta predominanza rispetto a quelli di Città Studi del trasporto pubblico, e c'è la stazione di Bovisa che è proprio in mezzo ai due campus. Quindi questo è il contesto. Cosa facciamo per promuovere una mobilità un po' più sostenibile? Abbiamo quattro filoni principali, quindi, come accennavo prima, settore convenzione agevolazioni, cerchiamo di trovare i fondi per fare abbonamenti al trasporto pubblico locale del personale, abbiamo tutta una serie di convenzioni per i servizi di sharing mobility, ci sono tutta una serie di interventi infrastrutturali che vanno dalla posa di rastrellieri, archette, proposta di punti di ricarica elettrica, ridisegno degli spazi, collaboriamo poi vedete con progetti importanti di Ateneo come Vivi Polimi, ci stiamo spingendo oltre, stiamo chiedendo anche di riuscire a fare delle docce, perché quando soprattutto si usa la bicicletta d'estate e si fanno un po' di chilometri, effettivamente diventa anche un'esigenza abbastanza importante. Ci spingiamo a fare campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche in questo caso abbiamo un'altra persona del servizio sostenibilità che è Maria Alicia Zuzzaro, anche lei collegata, che segue un po' questa parte, e non sono però solo campagne, eventi e seminari, ma facciamo anche delle vere e proprie sperimentazioni, test di guida in alcuni casi, se penso alle macchinine elettriche, piuttosto che progetti di citizen science. E poi c'è tutta un'attività di networking, quindi partecipiamo a diversi tavoli a livello locale, nazionale e internazionale. Ovviamente il focus relativamente alla presentazione di oggi riguarda le biciclette, quindi per ciascuno di questi punti andremo a vedere cosa facciamo pensando proprio all'utilizzo della bicicletta, tutto il resto lo tralasciamo. Quindi cosa facciamo? Si parlava di convenzioni, in questo momento ne abbiamo 16, peraltro verrà pubblicato a brevissimo un bando proprio per promuovere la mobilità sostenibile che riguarderà veramente tantissimi ambiti, non solo più la sharing mobility, e nell'ambito di quelli attualmente esistenti, vedete, abbiamo fatto una convenzione anche con il BikeMe, quindi il bike sharing. Qua c'è un dato, come potete vedere la convenzione è stata siglata, di fatto diciamo è partita a dicembre 2018 e piano piano comunque i numeri sono aumentati. E la cosa soprattutto interessante che contraddistingue un po' questo tipo di convenzione rispetto a quelle del car sharing è che gli utenti registrati sono effettivamente tutti utenti attivi, a differenza di quanto a volte accade col car sharing, dove magari si registrano molti di più, parliamo di migliaia, ma poi magari gli utenti attivi sono solo la metà, e questa è un po' una peculiarità. Il fatto di aver fatto così tante convenzioni, peraltro, questo ve lo dico perché si ricollega anche un altro punto, che era quello delle reti internazionali, ha fatto sì che nell'ambito del progetto europeo MobLife
abbiamo partecipato a questo Best Practice Award e siamo arrivati insomma nei tre finalisti. Qua vedete proprio uno screenshot di quello che è stato il poster e abbiamo realizzato anche un video, per cui questo video si può vedere. Interventi infrastrutturali, non solo rastrelliere, ma ad esempio anche la possibilità di avere delle biciclette, dei monopattini per gli spostamenti di servizio. Ancora anni fa erano state date anche un bando che aveva coinvolto il comune, tutta una serie di biciclette. Oggi, quindi dati alla mano, le biciclette in forza in Ateneo, alcune delle quali comprate anche dai dipartimenti, sono circa un'ottantina. Abbiamo 4 monopattini che il servizio sostenibilità assegna alle strutture che ne fanno richiesta. In passato c'era un po' più di reticenza anche per una questione normativa, sappiamo che tutto l'ambito diciamo dei monopattini si è sbloccato da relativamente poco, adesso c'è stato un boom di richieste, ma i monopattini sempre 4 sono, quindi vedremo in che modo agire. Il Politecnico offre circa 1500 posti bici, abbiamo rastrelliere, archetti, sono misti come tipologia di stallo, e nel 2018 abbiamo installato anche 4 rastrelliere coperte, 2 in Bovisa e 2 in Leonardo, con i Citastudi, e le vedete in questa foto. Cerchiamo di andare oltre perché i numeri sono comunque ancora risicati se pensate a quanto ammonta la popolazione dell'Ateneo, che è circa 46.000 studenti, altri 5-6.000 lavoratori, quindi i numeri sono veramente ancora pochi. Quindi abbiamo già da un po' di tempo iniziato a collaborare con il progetto Vivi Polimi, la commissione Vivi Polimi. Rifacimento del campus Leonardo, i famosi giardini Leonardo, e il progetto è arrivato a compimento, lo conoscete tutti, c'è un progetto di rifacimento e riqualificazione di Bovisa e poi c'è anche il progetto Renzo Piano, quindi giusto 2 immagini che sono più che altro delle suggestioni, questi erano i cortili del rettorato ieri e questi come sono oggi, questo appunto lo conosciamo, questo è il progetto Renzo Piano, come sarà, i famosi 100 alberi piantati comunque, diciamo, diffusi un po' ovunque, questo appunto era ieri e queste sono le suggestioni di come sarà domani. Campagne di comunicazione, vi dicevo, non soltanto eventi ma anche sperimentazioni, quindi qualche tempo fa abbiamo sperimentato con Bitride, che era una startup politecnico, un nuovo servizio di bike sharing ibrido free floating, quindi come vedete i numeri sono importanti perché si sono candidate 623 persone, abbiamo fatto una call in Ateneo, di fatto le persone coinvolte, c'era un numero chiuso, sono state 147, siamo andati anche oltre la soglia che avevamo stabilito, 32 bici erano a disposizione, ci sono stati 425 noleggi. Interessante, è stata sicuramente un'esperienza molto interessante, pur con tutta una serie di limiti, perché era una sperimentazione, quindi noi segnalavamo tutto ciò che non andava. Questo è un esempio di un evento che abbiamo organizzato, abbiamo fatto anche questa pedalata con queste biciclette per provarle, sperimentarle in campo. Progetti di citizen science, quindi con cittadini per l'aria, abbiamo realizzato questa ciclostaffetta nel 2018, anche Giada, qui ci siamo messi io e Giada alla guida di questo tandem, che devo dire in alcuni punti insomma, non era proprio facilissimo da guidare, ma è stata un'esperienza molto positiva, soprattutto per i risultati, perché abbiamo mappato le concentrazioni di PM10, e poi sono state presentate durante Ecomondo, la fiera che si tiene ogni novembre, ed era interessante vedere che c'era effettivamente una forte differenza tra andare in bicicletta su alcune strade particolarmente trafficate rispetto a quelle meno trafficate. Le mappette sono disponibili sul sito di Cittadini per l'Aria. Visto che dobbiamo sensibilizzare, il modo migliore per sensibilizzare è il passaparola, il coinvolgere, e man mano negli anni potete vedere il Politecnico ha iniziato a così concorrere all'interno della Bike Challenge, questo concorso, e da terzi piano piano, insomma l'anno scorso ci siamo classificati primi, per cui con un passaparola notevole, quindi non tanto per quanti chilometri facciamo in totale, anche perché noi siamo in realtà tantissimi, ma soprattutto anche per quello che è il passaparola, per quelli che sono i nuovi ciclisti, quindi è proprio una questione di sensibilizzazione. Non vi ho messo, adesso mi viene in mente, la diapositiva, noi abbiamo parlando delle infrastrutture, perché a metà tra infrastrutture, servizi, ma anche sensibilizzazione, la ciclofficina in Bovisa, Policiclo, che anche quella in termini di utilizzo della bicicletta svolge un ruolo fondamentale, poi magari l'aggiungeremo alle slide. Infine dicevamo attività di networking e con questo vado in chiusura,
da quando, diciamo, il lockdown è finito, stava per finire, siamo stati coinvolti, quindi sono stati proprio chiamati in qualità di mobility manager a partecipare a dei tavoli non solo nell'ambito della RUS, quella che vi dicevo prima essere la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, ma anche proprio dal comune di Milano e dalla città metropolitana. Sono già stati fatti diversi incontri. Di fatto quello che stiamo facendo in questo momento, anche dopo aver raccolto alcuni suggerimenti, speriamo di arrivare alla conclusione di questo documento al quale stiamo lavorando nei prossimi giorni, una serie di proposte proprio per promuovere una mobilità sostenibile, ma chiaramente in questo momento anche sicura. Quindi limitatamente a quello che è l'ambito della mobilità ciclabile, proprio come esempio, vi ho riportato alcune voci, quindi c'è l'incremento dell'offerta, ma anche la sicurezza delle bici, quindi non solo archetti e rastrelliere, ma cominciamo a fare anche velostazioni. Peraltro le velostazioni sono di quegli interventi e quelle richieste che erano già state inserite all'interno del famoso piano di mitigazione che ho citato prima, proprio perché se andiamo a vedere le emissioni di CO2, le emissioni di CO2 legate all'accesso al campus sono, diciamo, abbastanza considerevoli, perché poi mi correggerà Paola se sbaglio, arrivano circa al 50% delle emissioni totali, le altre sono legate al comparto energetico. Poi potenziare la disponibilità delle prese di ricarica di monopattini e bici elettriche, quindi perché c'è il ciclista puro, ma c'è anche tutta una fetta di popolazione che anche da sondaggi che abbiamo fatto è interessata alle biciclette a pedalata assistita, biciclette elettriche in generale. Vogliamo introdurre anche questo, fa parte di quelle azioni già presenti nel piano di mitigazione, punti per la manutenzione veloce delle biciclette, banalmente una pompa e due cacciaviti, tipo quelle bike repair station che troviamo fuori dalla Decathlon. C'è l'idea di creare magari anche alcuni percorsi privilegiati per le biciclette, si vuole promuovere la famosa ciclofficina di cui vi parlavo prima, che è gestita dagli studenti, è un progetto bellissimo, a volte vanno un po' in affanno, quindi sarebbe bello provare, insomma, a rafforzare ulteriormente questa esperienza che però, ripeto, è veramente educativa, molto molto tra l'altro interessante perché è aperta anche all'esterno, quindi non è un servizio solo per la comunità politecnica, è aperta anche a tutta la cittadinanza. Qualcuno ha proposto di creare un servizio di affitto bici pieghevoli, qualcun altro di organizzare un bike sharing dedicato agli studenti, qualcun altro ancora di mettere a disposizione una flotta bici in comodato per i dipendenti e qualcun altro ancora di organizzare gruppi bike to poli. Infine è interessante anche su questo ultimo punto, sono arrivate diverse puntualizzazioni, il fatto di pubblicizzare che esistono servizi di navigazione per le biciclette, anche se ancora relativamente poco noti, e dicono sempre: ma vado in Google, alla fine devo mettere l'omino e poi seguendo l'omino vado contro mano, vado sul marciapiede. Ecco, in realtà ci sono anche altre possibilità. Io vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto, se avete domande, altrimenti passerei subito la parola al nostro relatore Clou. Giada, non ti sento. Scusate, avevo spento il microfono per non disturbare perché c'era un movimento. Allora, non vedo domande in chat, quindi direi che ti ringrazio Eleonora per la carrellata veloce che hai fatto di tutte le attività che stiamo portando avanti e lasciamo subito quindi la parola al nostro ospite, l'ingegnere Enrico Chiarini, che è il responsabile del centro studi FIAB, al quale abbiamo chiesto una domanda un po' scomoda forse, abbiamo chiesto di chiarire qualche dubbio relativo alle nuove corsie ciclabili e di chiarirci magari un po' l'aspetto relativo alla sicurezza, nella speranza insomma di avere buone notizie e di fugare eventuali dubbi degli indecisi, insomma, e spingere un po' l'utilizzo della bici anche in città in questo periodo così difficile. Prego. Ciao a tutti. Mi vedete? Allora, un attimo che attivo la videocamera. Perfetto. No, riuscite a vedermi adesso? Ok, adesso sì. Perfetto. Dal okay. Ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Beh, guarda, allora, cosa dicevi già da poco fa? L'appetito è come dire l'appetito viene mangiando, no? Cioè, con tutta questa cosa che ha raccontato un po' Paola, complimenti perché veramente avete fatto e state facendo tantissimo per agevolare questi cambiamenti un po' di stile. Ci state lavorando parecchio da parecchi anni su questi argomenti, Paola? Eleonora, sì. Eleonora, ti ho scoperto, pardon. Tempo, sì.
e anche soprattutto ultimamente ci sta lavorando parecchio Giada, diciamo che è un po' lei il cuore pulsante che sta mandando più o meno avanti la baracca, come si suol dire. Faccio ecco, del mio meglio. Ecco, naturalmente il Politecnico è, diciamo, è un punto di forza perché racchiude anche delle fasce, diciamo, di età, di popolazione, di utenti della strada, che per tanti versi sono anche disponibili a sperimentare e a provare qualcosa di nuovo. E quindi è una grande fucina di lavoro, di sperimentazione. Ecco, vero è che l'università è un punto, diciamo, di destinazione degli spostamenti urbani. Il tema è, invece, nel complesso, deve coinvolgere un po' il sistema urbano nel suo insieme. Provo a condividere, ho preparato un po' di slide con argomenti vari. Vediamo se riusciamo a fare cercare di condividere alcuni, cosa intendo un po' per questo sistema urbano. Allora, vediamo se si attiva lo schermo, me lo dite voi. Sì, cominciamo a vedere. Si vede? Lo schermo. Sì. Esatto, prova a mettere lo schermo intero. È intero adesso. Ci siamo? Vado? Perfetto. Okay. Ecco, sicuramente allora l'immagine che ho messo in copertina, che è tratta da una pubblicazione nord-europea, che cosa rappresenta? È che tante volte noi stessi, noi cittadini, non mi piace dire i ciclisti, gli automobilisti, noi siamo cittadini che utilizzano un mezzo di trasporto, no? Tante volte la bicicletta è ancora il mezzo della domenica, quelli che hanno passatempo, quelli che hanno voglia di far perdere tempo a chi invece deve andare a lavorare in auto. Ecco, tante volte noi dobbiamo immaginare che il sistema urbano, il sistema strada, indipendentemente dalle nostre origini e destinazioni, è uno spazio che noi dobbiamo condividere in maniera diversa a seconda dei vari contesti, e perché andiamo a scegliere un determinato strumento di trasporto più adatto all'occasione. E questo, se noi ci mettiamo nella mentalità che siamo polivalenti in uno spazio multimodale, probabilmente la nostra visione inizia a cambiare, che abbiamo ancora un approccio un po' italiano al sistema della mobilità, per cui è ancora molto legato a una concezione autocentrica, come pure le nostre normative. Ecco, permettetemi questa brevissima introduzione, che secondo me fa da cappello a tante questioni. Sicuramente il sistema di mercato, e noi l'abbiamo un po' vissuto, sicuramente non è sostenibile alla capacità ambientale del nostro pianeta. Ne abbiamo la prova dalle emergenze climatiche. Le risposte che ci vengono consigliate affrontano un po' tutti i campi del vivere, come quello dei trasporti. Quindi i vari rapporti dell'ICCP ci dicono quanto intervengono nella insostenibilità ambientale i vari approcci, i vari ambiti del vivere. Anche l'aspetto della mobilità ha la sua importanza. Non è il solo, sicuramente, però può fare la sua parte. E molti sanno e molti sappiamo che il consumo di risorse ormai è maggiore rispetto alla capacità della Terra. Questo l'abbiamo superato ormai da parecchio tempo. Però fin tanto che noi parliamo di teoria, probabilmente non si riesce a percepire sulla pelle. Quando iniziamo a riconoscere, per esempio, che a causa del Covid la qualità dell'aria è migliorata in maniera sensibile sotto tanti aspetti, e questo è uno dei modi attraverso i quali probabilmente la gente riesce a comprendere sulla propria pelle i vantaggi sull'adottare determinati sistemi di vita, di spostamento e di utilizzo delle risorse. Quindi l'impronta ecologica ha delle influenze molto importanti. Questo può influire su che cosa? Sulle scelte individuali, ma anche sulle scelte di tipo gestionale politico. Per esempio, adesso il governo in carica ha emanato un decreto, quello denominato come rilancio, che offre una serie di nuove opportunità in termini di scelta del mezzo. Ecco, questo è uno dei sistemi, ma ovviamente non è solo, ed è uno dei vari atti che sono stati realizzati
negli ultimi anni, purtroppo solo negli ultimi anni, a fronte di interventi che hanno fatto invece altri paesi europei, non per citare i soliti Olanda e vari, ma su cui lavorano già da più di 40 anni. E il gap che c'è, differenza tra questi paesi, sta proprio nella avere anticipato in maniera strutturale determinate scelte di governo del territorio. Questo ha portato un grossissimo vantaggio, che ha consentito una crescita delle nuove generazioni sullo stile, proprio un nuovo stile di vita. Noi ci stiamo un po' arrancando nell'inseguire questi obiettivi, ma abbiamo ancora un background di approccio al territorio, approccio alla mobilità, che è legato al nostro stereotipo un po' di mobilità all'italiana. E attualmente abbiamo ancora un 72% di spostamenti che avvengono prevalentemente in auto in un raggio di 10 km in ambito urbano. E che cosa significa questo? Che il grosso della mobilità occupa ancora le nostre strade, le occupa in termini di spazio, di dinamico, li occupa in senso di spazio statico, quindi i parcheggi che hanno riempito le nostre strade. E qui potremmo parlare di spazio pubblico, di valore dello spazio, di democrazia dello spazio. E lì apriremo una serie di argomenti che ovviamente richiederebbero tantissimo tempo. Ma chi di noi oggi non desidera una qualità dello spazio migliore? Una bellezza dello spazio, no? Noi ci riconosciamo nella bellezza e ci allontaniamo dalle cose che non sono belle, dalle cose che non ci fanno sentire a casa nostra. Ecco, e la tendenza qual è? Allora, la tendenza è molto molto timida in termini di mobilità attiva. Se per mobilità attiva intendiamo gli spostamenti prevalentemente a piedi e in bicicletta, ecco, noi vediamo che da questi dati Isfort degli ultimi anni, la crescita è stata piuttosto lenta. Qualche timido segnale di miglioramento c'è stato negli ultimi 2 o 3 anni, in crescita naturalmente, ma è una crescita ancora piuttosto lenta. E poi sempre da questi dati vediamo che la quota di trasporto pubblico non indifferente potrebbe aiutarci a fare delle riflessioni anche in questa fase, diciamo, siamo alla fase 2 o fase 3 Covid? Non mi ricordo più. Qualcuno mi risponde? Giada? Eleonora? Fase 3. Siamo al 3. È un'altra di tante cose che non si capiscono. Infatti io non risponderei con certezza a questa domanda. Ecco, e un altro dato interessante che viene sempre dal quindicesimo censimento sulla mobilità è che la lunghezza media degli spostamenti urbani è dell'ordine dei 4,2 km. Ora, cosa sono 4,2 km rapportati in uno spostamento in bicicletta? Beh, sono circa 15 minuti, quindi sono una velocità media di spostamento in ambito urbano dell'ordine dei più o meno 15 km, 4 per 5, 4, 16, 17 km all'ora, insomma una cosa di questo genere, tenuto conto dei vari stop and go, i semafori, precedenze. Ecco, commentavo che l'era Covid ha accelerato questo processo in corso da alcuni anni in Italia. In particolare la bicicletta viene vista un po' come risorsa per sostenere la perdita di trasporto pubblico. Ecco, si stima che il trasporto pubblico dovrebbe perdere intorno al 70-80% di utenti, tenendo conto delle distanze sociali, ma anche della paura della vicinanza di luoghi chiusi. Ecco, questo si vedrà in particolare da qua all'inizio delle scuole, quindi verso settembre. Come fare ad affrontare queste cose? Alcune città hanno provato a darsi delle risposte, hanno in termini soprattutto di avvantaggiare gli spostamenti in bicicletta. E qui rientra anche il tema dell'Università del Politecnico, cioè avvantaggiare chi si sposta soprattutto in luoghi dove hanno una particolare concentrazione di utenti, e come per esempio le scuole, gli istituti universitari. Allora, che cosa hanno messo in campo alcune città? Delle soluzioni per riservare degli spazi delle biciclette. Ma sono tutte cose nuove? No, non sono tutte cose nuove. E difatti il bello della faccenda è questo. Sono tutte cose che le città avrebbero potuto già da fare
benissimo anche negli scorsi anni. Difatti ci sono circa 20 anni che alcune normative ci consentono di realizzare degli spazi riservati alle biciclette, è che decidere di riorganizzare le strade non è semplice, soprattutto dal punto di vista politico. Per esempio, vedete questa immagine? Qualcuno di Milano, di voi? Vediamo. Qualcuno riconosce queste strade? Sicuramente molti delle strade sono di Milano. Corso Venezia Milano. Esatto. Ecco, queste cose qua sono, queste qua con la riga gialla e la riga bianca, sono, dal punto di vista diciamo normativo, sono piste ciclabili su corsia riservata, tipo quelle dei bus. Ecco, sono spazi riservati alle biciclette, non valicabili dagli altri utenti. Nel caso della fotografia a sinistra, la bicicletta è verso il centro strada, la fotografia di destra è compresa fra il marciapiede e il parcheggio, che viene leggermente spostato verso il centro strada. Ecco, Milano ha attivato da diversi giorni una serie di interventi su alcune strade significative, Corso Venezia, Corso Buenos Aires e così via. A Roma, non so se c'è qualcuno di Roma, forse sì, forse no, non lo so. Ecco, a Roma stanno vedendo delle cose per le prime volte. Ecco, delle nuove piste ciclabili, appunto, come quelle che ha fatto vedere nella fotografia precedente. Genova, anche Genova, su questa strada evidentemente non di basso traffico, hanno recuperato, si vede nella fotografia, una delle due corsie di marcia veicolare, e l'hanno destinata esclusivamente alle biciclette. Torino, questo cosa ha fatto Torino? Torino ha fatto due cose un po' particolari, ma le stanno facendo anche altri. Torino si è un po' portata avanti, ha realizzato nella fotografia a sinistra quella cosiddetta casa avanzata. È uno spazio riservato alle biciclette in posizione avanzata alle intersezioni semaforizzate per avvantaggiarli nelle manovre. E nei controviali hanno identificato anche con dei loghi a terra la precedenza delle biciclette rispetto agli altri veicoli, hanno imposto i 20 km orari. Padova, ecco, questa invece, anzi scusate, torno indietro, questa qua a sinistra è una delle novità normative del decreto rilancio. Qualcuno l'ha vista ancora? No, ancora dove? Questa qua a sinistra, nella fotografia a sinistra, sì, queste case avanzate. Ok. Vi è capitato? No, a me no. Okay. Io sono qua ancora per piacere. Ok. Questa qua di sinistra è una casa avanzata, è una delle novità del decreto rilancio, il decreto legge 34 del 2020, che dovrà essere convertito in legge entro il 19 luglio. E vediamo se confermerà in toto le previsioni o se ci saranno integrazioni. Un'altra delle novità che ha introdotto il decreto rilancio è quella delle cosiddette corsie ciclabili. Questa è una delle primissime realizzazioni di pochi giorni fa a Padova. Ecco, questo sistema, che è molto in uso all'estero, identifica uno spazio ciclabile con una linea tratteggiata bianca. E che cosa cambia rispetto alle classiche piste ciclabili? Ecco, le classiche piste ciclabili non sono valicabili e queste sono invece valicabili. Valicabili da chi? Da tutti, sia dalle biciclette per il sorpasso, ma sia anche nel caso in cui fossero disegnate in strade non particolarmente larghe, possono essere valicate dalle automobili e nel caso in cui dovessero incrociarsi con un altro mezzo proveniente in direzione opposta e avessero necessità di spostarsi di un poco verso il lato destro. Ecco, apparentemente è una situazione che noi potremmo immaginare pericolosa, ma ovviamente inserita in strade adeguate, in determinati contesti, è una soluzione che porta dei significativi vantaggi. Avete per caso qualche domanda o magari avete qualche curiosità da chiedere? Sì, no, una io se è possibile. Chi sei? Ciao, sono Paolo Quarta, un cittadino ciclista di Milano. Buonasera a tutti. Mi viene il dubbio, non so, magari allargo un po' troppo la discussione, ma credo che
riempire la città di biciclette e piste ciclabili sia sicuramente una soluzione, ma che non basti. Allora mi chiedevo se il Politecnico di Milano ha, ha in animo anche di affrontare, o se ha già affrontato, quindi io chiedo scusa, non sono aggiornato sulla vostra attività, si è affrontato anche gli altri aspetti che provocano l'inquinamento, quindi diciamo il riscaldamento degli edifici pubblici in particolare, non soltanto di quelli privati, e poi tutta l'industria zootecnica della pianura padana che inquina in una maniera devastante. Quindi, perché io credo che un approccio a questo problema sia per essere risolto debba essere un po' totale. Quindi chiedevo se questa, se il FIAB o se il Politecnico di Milano ha già avuto questo tipo di riscontri, di contatti, o se c'è un brainstorming su questa questione, oppure ti dico, no? Ti dico qualcosa io velocemente. Dato che ho nominato il decreto legge 34/2020, conosciuto come decreto rilancio, ecco, all'interno di questo decreto sono previste una serie di norme e di opportunità. Per esempio, tutto il tema del super bonus. Adesso, al di là dei decreti attuativi che stiamo aspettando per verificare esattamente le modalità con cui verranno elargiti questi finanziamenti, c'è il tema del risanamento energetico. Ecco, e per quanto riguarda il sistema degli allevamenti, è un tema che non viene trattato ovviamente in questo decreto, ma come dicevo in premessa, dopo ovviamente magari lo lascerei in coda se per Giada Eleonora va bene riprendere alcuni aspetti del Politecnico. Ecco, direi che, come dicevo all'inizio, è un approccio sistemico. E il trasporto, e in particolare il trasporto della bicicletta, che è un po' il focus di questo pomeriggio, è una parte della soluzione del problema. E ovviamente, come stava dicendo lei, l'attenzione va rivolta un po' all'intero sistema. Chiaramente adesso, per quello che so io e riguarda la mia parte, probabilmente non sono in grado di dare tutte le risposte. Magari lascio a Giada o a qualcun altro fare un intervento se lo ritengono opportuno, o adesso o più tardi. Allora, io diciamo che posso dare un piccolo contributo per quanto riguarda il Politecnico. Poi in generale in realtà appunto non sono sicuramente quella, insomma, la persona più appropriata per rispondere a questa domanda. In ogni caso, appunto, come Politecnico certamente non ci stiamo occupando solamente della mobilità, ma il tema energetico è molto molto importante, e noi abbiamo approvato l'anno scorso un piano di mitigazione di Ateneo, dove appunto i temi principali che vengono appunto trattati sono principalmente l'energia e poi anche la mobilità, quindi proprio la riqualificazione degli edifici e soprattutto il termovalorizzatore, se non mi sbaglio, in ogni caso appunto per la produzione dell'energia, e abbiamo appunto la previsione di costruirne altri e di appunto approvvigionarci sempre di più tramite questi metodi di produzione di energia. Poi nel caso appunto lascerei la parola a Paola Baglione, che è la mia collega, che sicuramente è più informata di me sugli aspetti del piano di mitigazione relativi all'energia, ma magari appunto se va bene a tutti ne possiamo parlare alla fine, così da non interrompere la presentazione dell'ingegner Chiarini. Ti correggo solo una cosa: l'impianto di trigenerazione, perfetto, grazie Samuel. Però lascerei queste questioni poi per la fine, per l'ultima parte, diciamo, di discussione. Ok, magari usciranno anche altre questioni, così li mettiamo un po' tutti insieme. Il titolo che aveva introdotto all'inizio era "Ma siamo sicuri?" Sicuri intendiamolo come? Beh, io ho provato a coniugarlo in due altre domande. Siamo sicuri che la bici sia un valido strumento per la mobilità del futuro? E siamo sicuri in bicicletta? Cioè, ci sentiamo sicuri? Ecco, ma io penso che dalle prime cose che ho detto sul discorso della mobilità del futuro, sicuramente sì. E poi ci sentiamo sicuri in bicicletta? Ma è una questione di concezione del sistema della mobilità. Ecco, noi, l'ho già accennato all'inizio, purtroppo siamo un po' deficitari in Italia come aspetto sistemico di una mobilità integrata, che viene vista come appunto sistema complesso. La bicicletta purtroppo non è ancora ben considerata sotto forma di mezzo di trasporto, e questo
purtroppo ci fa pagare delle conseguenze anche in termini di sicurezza fisica. Ecco, dal mio punto di vista, il primo passaggio da fare è proprio quello di immaginare che il sistema stradale urbano sia pienamente condivisibile dalle biciclette, cioè ogni strada deve considerarsi pedalabile. Poi, attraverso un sistema di piste riservate o altri sistemi, questo poco importa. Ecco, affinché sia pedalabile, evidentemente deve esserci una riflessione a monte da parte di chi governa quella strada. La rete, come quella dei pescatori, se noi abbiamo anche la maglia fine delle strade, e quindi della rete, che ci non consente di muoversi o di muoverci in tranquillità, in modo agevole, evidentemente c'è un buco, e quel buco può creare un forte disagio, sia per incentivare nuovi trasporti, nuovi mezzi in bicicletta, di nuovi utenti, ma anche di chi già abitualmente si muove. Ecco, io questo concetto lo immaginerei sotto il termine di Città 30, che è un termine che dovrebbe già ipotizzare verso una nuova concezione di città, cioè quella di identificare meglio gli usi prevalenti delle strade, cioè quelle più vocate a funzioni di trasporto, dove destinarle a una velocità massima di 50 km all'ora, e in questo caso puntare alla separazione dei flussi di traffico. Ecco, mentre il resto delle strade portarle a 30 km all'ora, le cosiddette zone 30. Ecco, qui direi che prevalentemente la bicicletta dovrebbe muoversi in spazi condivisi. Spazi riservati e spazi condivisi significa gestione delle strade in modo diverso. Ecco, questo è un esempio di uno schema di Città 30 che ha attivato il Comune di Rovereto nel 2017-2018, e che cosa ha fatto? Ha ribaltato il concetto che tradizionalmente immaginiamo noi di zona 30, cioè ha identificato tutta la città come una unica grande zona 30 e ha messo in risalto quelle che sono le strade che ritiene opportuno invece mantenere come importante dal punto di vista di transito, e quindi a 50 km all'ora. Questa è un'altra esperienza che ho curato di persona, e per l'esperienza di San Donato Milanese, il Comune in questo caso ha voluto fare un'esperienza simile, e questa è ancora in fase di attuazione. Ecco, quali sono un po' i principi che però stanno alla base per un cambiamento culturale? Perché i piani si fanno, ma poi bisogna che la gente si convinca. Allora, sicuramente se crei uno spazio a misura di bicicletta, tutti gli utenti, quindi anche i conducenti di veicoli a motore, sono più attenti ai ciclisti e ai pedoni. Il 30 all'ora amplia lo spettro visuale e diminuisce automaticamente, istintivamente, la velocità di transito. In più c'è una corresponsabilità. Perché? Perché questi ambienti consentono una facilità di intermodalità, quindi di interscambio dei mezzi, pedone, bici, bici auto, trasporto pubblico, e più noi riusciamo a condividere questi mezzi in diversi momenti della giornata, e più probabilmente riusciamo facilmente a comprendere anche il ruolo degli altri utenti e automaticamente a mitigare il nostro comportamento in maniera più rispettosa e responsabile. Quindi la massimizzazione dei risultati per l'intera comunità sociale avviene nel momento in cui si identifica, si abbandona un po' quello che è un obiettivo individuale, no? Come se fosse una sorta di teoria dei giochi applicata a un'economia della mobilità. E questi sono alcuni dati che però ci fanno capire come il nostro sistema è ancora un pochino indietro, cioè abbiamo ancora importanti numeri sulla vulnerabilità stradale in termini rispetto alla totalità, cioè rispetto alle biciclette in circolazione. Il numero degli infortunati a piedi in bicicletta è ancora piuttosto importante. Ecco,
qual è un dato che ci dovrebbe far riflettere è quello che spesso e volentieri viene identificato con il termine safety numbers, cioè più c'è la presenza dei ciclisti in strada e maggiormente diminuisce il rischio di incidentalità. Ecco, questa è sono dei dati statistici elaborati con un mio collega di Decisio e dove si vede chiaramente che la concentrazione del numero di incidenti diminuisce di molto all'aumentare appunto dello split modale attraverso la bicicletta. Una statistica di alcuni anni fa ci diceva che grosso modo raddoppiando il numero dei ciclisti per chilometro il rischio diminuisce del 34%, invece se si dimezzano il rischio praticamente raddoppia. Questo è uno di quei dati che dovrebbe incentivare sia la presenza in strada dei ciclisti in modo personale, individuale, ma anche una serie di politiche che vanno a favorire la presenza di più ciclisti in strada. E soprattutto un'altra situazione che va a favore della bicicletta è quella delle interazioni sociali. Ecco, la nostra società, soprattutto adesso immaginiamo in fase Covid, noi tendiamo, no, a stare lontani, a far fatica a stare insieme. Ecco, la presenza del luogo, il presidiare il luogo, il ritrovare determinate relazioni valorizzano lo spazio pubblico e questo sotto tanti punti di vista. Il muoversi ovviamente ha delle grandissime elementi che vanno a favorire l'aspetto sanitario, quindi anche qui con un'economia in termini di sanità e il tutto evidentemente condito in maniera opportuna attraverso una serie di analisi adeguate, costo-benefici o costi efficienza, vanno a dare un forte contributo in termini di scelte gestionali. Quindi se riuscissimo a immaginare che ogni politica che va a favorire la mobilità sostenibile anche attraverso la bicicletta, riusciamo a determinare che effettivamente abbiamo dei grossi vantaggi a livello collettivo. E questo non può che confermarci quanto si diceva all'inizio, cioè che questo è uno degli approcci che ci consentono di raggiungere quei famosi obiettivi, quei obiettivi a livello anche mondiale che aveva introdotto all'inizio, non mi ricordo se Eleonora o Paola. Chi erano? Ok, sei d'accordo? Scusami, avevo il micro. No, tranquillo, sì, sì. No. Assolutamente, assolutamente. Cioè, noi non possiamo immaginare che siano solo le persone di buona volontà che iniziano a cambiare. Bisogna che a un certo punto uno dica, fare questo ti conviene, perché spendi di meno, guadagni di più. Sì, sì, no? Dati alla mano. Sì, sì, noi non siamo abituati a fare questi ragionamenti. Sì, certo. Allora il motivo per cui abbiamo fatto la ciclostaffetta era anche un po' per dimostrare davvero anche la forte correlazione che c'è davvero anche a livello di pochi metri tra quello che è l'andare in bicicletta e invece quello che è l'andare con un veicolo. Quindi, cioè, tanto è vero che quando poi parli di particolato questo si abbatte nel giro di pochi metri, se già pensiamo invece a dei gas la situazione si complica un po'. Quindi evidentemente anche un po' per quello che dicevi tu, cioè da quando c'è stato il lockdown la qualità dell'aria è ovunque migliorata in maniera impressionante e va da sé, quindi dovremmo tutti magari riflettere un po' di più. Tra l'altro esatto. Sono usciti anche diversi position paper, uno mi sembra che coinvolgeva anche l'Università di Bari, che cercava di mettere in relazione il fatto della persone che vivono in aree soggette a forte inquinamento atmosferico più soggette a ammalarsi di Covid. Ovviamente è una patologia polmonare, se tu stai in un posto inquinato da un punto di vista atmosferico i tuoi polmoni forse così tanto bene non stanno. Certo. Quindi quale potrebbe essere l'approccio? Beh, l'approccio sicuramente a livello di pianificazione di un sistema dei trasporti che può essere fatto naturalmente sia a livello urbano, interurbano, sovralocale,
locale, ma anche a livello di grandi strutture, come per esempio quella del Politecnico. Sicuramente il tema della pianificazione di tutti gli elementi che voi avete citato all'inizio significa che crei un sistema di spazi, di luoghi, di servizi, di facilitazioni, per cui io ti faccio capire che attraverso quella scelta tu ti senti parte di un insieme di soluzioni che favoriscono questa mobilità. Ecco, non è un momento, così dire, spot, occasionale, ma che tende a durare nel tempo. Sicuramente le soluzioni di qualità, cioè cosa significa? Che quello che noi andiamo a realizzare, andiamo a fare, deve avere un senso e soprattutto una durabilità, non deve essere una cosa effimera. Possiamo immaginare anche delle soluzioni, quelle che a volte adesso chiamano di emergenza, ma è più che emergenza, le denominerei transitorie, nel senso che possono portare attraverso una serie di step, di ulteriori approfondimenti e di conferme, una visione diversa degli spazi e di modalità d'uso degli stessi. E i sistemi della moderazione del traffico, come si chiama questa piazza, voi che siete di Milano? Qualcuno risponde? Non ne ho la conoscenza. Io non la riconosco. Ah, e non sono di Milano, però non che sia una... Ah. Forse okay. È una piazza che si trova in zona stazione centrale, via... Giusto. Via Zuretti, dietro via Zuretti forse. Quella lì dovrebbe essere piazza Nolo. E che cosa hanno fatto? Hanno immaginato, lasciamo stare un attimino il colore, hanno immaginato che quel luogo potesse essere qualcosa di diverso. Hanno immaginato che determinate funzioni potessero essere meglio identificate, e che lo spazio potesse avere un utilizzo da parte di più utenze anche in fasce orarie varie. Difatti questa piazza poi è stata arricchita anche con ulteriori elementi di arredo che la rendono fruibile per diversi motivi di incontro, di relazione, di svago. Ecco, questo rientra anche nel tema, in una progettualità del Comune di Milano, che è strade e piazze aperte, mi pare si chiami. È il tema dell'uso, della facilitazione dell'accesso ai luoghi, no? le strade scolastiche, è una delle modalità di attenzione, per cui anche la quota di cittadini, piccoli d'età che siano, vogliono, possono fruire dei luoghi destinati all'istruzione attraverso una mobilità sempre di più autonoma. Il concetto della mobilità autonoma anche nelle giovani generazioni ci consente di immaginare una graduale educazione a un uso diverso degli spazi, una maggiore attenzione. Non possiamo immaginare che i luoghi e le strade e le piazze siano destinate solo a un'utenza adulta, evidentemente. E questo è anche connesso il tema del bike to work, quindi tutto ciò che ci consente di facilitare l'uso della bicicletta anche per motivi di lavoro. Ci sono anche facilitazioni economiche, ma anche quello che state facendo voi al Politecnico, per esempio la fornitura di servizi, la fornitura di biciclette condivise, di luoghi adatti per il cambio. E questo naturalmente non si disgiunge da tutto quello che è un tema più generale di sicurezza, di rispetto delle regole, della visibilità sicuramente, perché spostarsi da un luogo a un altro significa anche interagire con altri utenti, e non sempre purtroppo abbiamo l'attenzione che giustamente le biciclette meritano, quindi un po' più di attenzione da parte nostra, di chi usa la bicicletta, quindi il corredo della bicicletta, le luci, la visibilità nel caso si viaggi in ore notturne, perché purtroppo la disattenzione, la maleducazione, il non rispetto delle regole è ancora abbastanza diffuso. Il cambio di mentalità purtroppo richiede del tempo, non è solo una questione di regole e di sanzioni.
Volevo fare ancora un breve flash, poi io avrei concluso, sull'aspetto del bonus bici. Ecco, il bonus bici, che è stato introdotto appunto dal decreto legge 34, prevede, per chi è interessato, l'acquisto di bici, bike, monopattini, nuovi e usati, pari al 60% della spesa fino a un massimo di 500 euro di contributo. È riservato ai residenti maggiorenni delle città capoluogo di regione, provincia, città metropolitane, comuni con oltre 50.000 abitanti o anche nei comuni delle città metropolitane. E la richiesta dovrà essere fatta tramite un'applicazione web che non è ancora operativa, per quello che mi è dato di sapere. Servono delle credenziali SPID, quindi vanno prima predisposte queste credenziali SPID attraverso uno dei sistemi in vigore, e poi a seconda che l'acquisto avvenga effettuato prima o dopo l'avvio di questa applicazione web, si immagina entro metà luglio, ci sono delle modalità diverse. Comunque sempre rivolgersi a negozi che sono stati registrati presso il Ministero, che quindi hanno aderito a questa campagna, e sempre farsi rilasciare fattura. Nel primo caso si paga e poi si viene rimborsati, nel secondo caso a tramite un buono spesa si può pagare solamente la parte che rimane a carico dell'acquirente, e possono essere fatti anche acquisti online. Ecco, io ho fatto un po' un ventaglio di questioni, ovviamente ciascuna meriterebbe anche tutti gli approfondimenti che volete, ma sono qua a disposizione per eventuali chiarimenti o quello che desiderate. Grazie. Grazie Enrico, molto interessante. Tra l'altro prima mi veniva in mente, quando facevi vedere appunto quella piazza che non conosco, il diverso utilizzo degli spazi. Noi vi abbiamo fatto vedere un paio di esempi relativamente agli spazi interni al nostro Ateneo. Giada di Alvero aveva inserito anche un paio di foto relativamente a Piazza Leonardo da Vinci, ma poi per questione di tempo le ho tolte io. In realtà, parlando e pensando a quelli che sono gli spazi pubblici, in effetti penso che Piazza Leonardo da Vinci sia uno degli esempi più importanti e anche più noti, almeno all'utenza politecnica, di come un luogo ha potuto convertirsi. Era di fatto una piazza parcheggio, in buona parte peraltro parcheggio abusivo, adesso è una piazza che con tutti i suoi limiti viene comunque utilizzata e fruita per fare di tutto di più, dal mangiare al giocare a calcio, basket, rappresentazioni cinematografiche, quindi proprio è diversa la concezione. Abbiamo iniziato sperimentando, un po' come dicevo prima io, come abbiamo sperimentato il bike sharing ibrido, così abbiamo iniziato a sperimentare un uso diverso dello spazio e poi si è consolidato. Chiaramente poi sono dovuti arrivare i famosi investimenti, anche tu prima parlavi di dati economici, quindi bisogna proprio un po' cercare di scardinare quella che è l'attuale concezione. Le strade non sono solo per le macchine, che vadano o che siano ferme in sosta. Riappropriamoci piano piano di questi spazi. Io credo che il Covid, e di questo ne abbiamo discusso tanto anche nei vari tavoli di lavoro con gli stakeholder, dicevo prima comune, città metropolitana, sta offrendo un'opportunità incredibile, come di recente mai era successo. Cerchiamo di sfruttarla adeguatamente, proprio anche dando un messaggio importante, che è quello che veramente, quando si parla di spostamenti medi di 4,2 km, i nostri spostamenti medi, abbiamo visto, si attestano intorno ai 6, sono assolutamente distanze percorribili in bicicletta in maniera assolutamente tranquilla. Certo, c'è un problema di sicurezza. Tu hai fatto delle domande, molti utenti del nostro Ateneo spesso ci dicono: io verrei anche in bici, ma non mi sento sicura. La sicurezza in realtà viene declinata in diversi modi. C'è una sicurezza legata alla strada, al traffico, al non avere un percorso privilegiato, una sicurezza legata anche banalmente al fondo stradale, pavé piuttosto che similari, e poi una sicurezza del trovare la propria bicicletta una volta che la si è lasciata legata da qualche parte. Ecco, queste sono un po' le tematiche principali, però a ciascuna, diciamo, cioè c'è una risposta credo pertinente a ciascuna di queste tre domande o comunque considerazioni. Quindi la bici sicura, pensiamo a fare velostazioni, noi le abbiamo proposto di farle internamente, il Comune di Milano, almeno in prossimità delle stazioni, potrebbe fare altrettanto. Era uno dei suggerimenti che avevamo mandato ancora, mi sembra, il 2017 relativamente al PUMS,
per il quale avevamo fatto anche tutta una serie di proposte di ciclabilità per collegare le stazioni ai nostri campus, ma anche collegare i campus tra di loro e anche con alcune aree della città metropolitana, perché oggi non ne abbiamo parlato, ma se vogliamo incentivare l'utilizzo della bicicletta, poi magari Samuel, non so se vorrà dire qualcosa, abbiamo anche fatto una serie di mappette interessanti che prima o poi presenteremo, c'è da fare un discorso di collegamento non soltanto all'interno del comune di Milano, ma coi comuni di prima fascia, perché quello che emerge è che la macchina spesso e volentieri la utilizza chi abita nel comune di prima fascia, questo soprattutto prima della riforma della tariffazione, perché si dovevano pagare due abbonamenti. Quindi una persona che stava a 10 km di distanza, ma subito al di là del cartello Milano, aveva più convenienza, sia economica sicuramente, spesso anche in termini di tempo, utilizzare il mezzo privato. Bene, adesso forse, tutto sommato, facendo dei percorsi di un certo tipo, potrebbe essere convenienti in termini di tempo, forse a volte anche molto più conveniente utilizzare la bicicletta, soprattutto in periodi di traffico, sicuramente più conveniente da un punto di vista economico, perché la bicicletta, al di là della manutenzione, pedali tu e non devi pagare benzina o gasolio, sebbene adesso siano molto diminuiti gli importi al litro. Giada, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, sennò poi io chiederei a tutti coloro i quali ci seguono se hanno delle domande, insomma. È il microfono disattivato? Ok, scusate. Stavo controllando la chat, ma non vedo domande per ora. Quindi, appunto, se qualcuno ha qualche domanda da fare a noi del Politecnico, a Enrico Chiarini di FIAB, appunto, può alzare la mano oppure, insomma, mandarci qualcosa in chat. Non so se Paola, che prima stava intervenendo, voleva aggiungere qualcosa sul trigeneratore che prima ho citato o sul piano di mitigazione, non lo so. Non è l'oggetto dell'evento, però sì, insomma, nel senso, noi abbiamo iniziato nel 2015 a fare l'inventario delle emissioni di CO2 del Politecnico di Milano, che è stata appunto la base per poi riuscire a proporre appunto il piano di mitigazione, quantificato quanto emettiamo nei settori energetici, quindi consumi di energia elettrica, consumi di gas, teleriscaldamento, trasporti, ma trasporti non solo abbiamo fatto tramite appunto il questionario che è già stato citato, che è somministrato tutta la popolazione politecnica per capire come si recano presso le sedi dell'università, abbiamo anche fatto un'indagine su come quanto consumiamo, cioè quanto emettiamo per le emissioni di lavoro del personale, oppure quanto emettiamo con l'utilizzo dei veicoli di proprietà. Quindi, insomma, è stato fatto appunto l'inventario su questi settori delle emissioni, proposto appunto un piano di mitigazione, e le azioni sono sicuramente appunto trigeneratore, è un grosso investimento, ma non solo, anche il cambio di tutta l'illuminazione, ancora neon, ne abbiamo ancora tantissimi con i LED, non so, anche tutti i sistemi di raffrescamento, la Commissione Energia ci sta aiutando e stanno facendo anche loro un bilancio energetico di Ateneo, hanno iniziato anche loro da poco, insomma, a mettere anche tutti dei sistemi di misurazione precisi per andare a individuare dove sono i maggiori consumi, per esempio, di energia elettrica. Stiamo anche infrastrutturando l'Ateneo, quindi sì, insomma, ci stiamo attivando e per molto ora... Molto ampio, chiaro. Sì, se posso chiudere per finire di rispondere al signore prima, per quanto riguarda le tipologie di progettualità, anche progetti di ricerca, in realtà anche noi per primi non abbiamo un quadro completo, mi viene da dire, magari se ha tempo, di fare un giro sul sito del Dipartimento di Ambientale e magari lì si trova qualcosa anche rispetto all'inquinamento legato al settore agricolo, anche se più un tema forse da Università degli Studi di Milano, però non escludo che magari qualche progetto lo stiano facendo anche i colleghi del Dipartimento di Ambientale. Sì, magari posso scrivere, pubblicato anche il piano di mitigazione, è sul sito web dell'Ateneo, in home page, se va sotto Politecnico Chi Siamo, c'è pubblicato il piano di mitigazione. Ok, io passerei, se posso, fare un intervento su un'altra questione.
si è parlato di sicurezza nell'uso della bici e mi è venuto in mente, adesso mentre ascoltavo la relazione dell'ingegner Chiarini, anche il tema della sicurezza rispetto al furto, perché un deterrente all'uso della bici che noi a Milano, almeno, ma penso anche in altre città, in altre situazioni, sentiamo molto è il rischio di arrivare in bici ad esempio in università e tornare a casa a piedi o coi mezzi perché la bici è stata rubata nonostante sia stata anche magari legata con una catena alle apposite rastrelliere. E quindi mi domandavo adesso alla luce di questi incentivi all'acquisto bici del cosiddetto decreto rilancio se non vi è il rischio che siano in parte inefficaci perché magari le persone acquistano sì una nuova bicicletta o una bicicletta più bella grazie al fatto che c'è un cospicuo finanziamento, ma poi la usano solo nel weekend quando magari vanno a fare un giro in bici, se la tengono stretta e se la riparcheggiano in casa e non la lasciano invece tutta una giornata fuori dal proprio luogo di lavoro. Quindi mi domandavo se qualcuno ha conoscenza di politiche anche a livello nazionale che contrastino ad esempio quello che è il mercato poi delle bici rubate, del riciclaggio e della rivendita di appunto di bici sottratte in maniera illecita ai legittimi proprietari, perché secondo me chi può magari se la porta in ufficio o chi ha la possibilità di legarla in un posto sicuro interno, però la maggior parte delle persone potrebbe non essere invogliata ad usare anche la nuova bici proprio per questo motivo. Beh, sicuramente il tema della sicurezza contro il furto è uno dei temi che potrebbero far sì che l'uso della bicicletta non sia ancora così pienamente diffuso, però ricordiamoci che anche all'estero le rubano queste biciclette, purtroppo la sicurezza sicura, la certezza al 100% non esiste. Vero è che abbiamo delle abitudini evidentemente per il ricovero, lo stallo, lo stazionamento delle biciclette che sono alquanto arcaiche, quindi la dotazione di rastrelliere che consentano l'aggancio della bicicletta al telaio è fondamentale, devono sparire dalla circolazione tutti quei portabiciclette dove posizioni la bicicletta solo con la ruota anteriore, è un sistema altamente insicuro. E poi quindi quindi l'abitudine, agganciare la bicicletta al telaio con sistemi sicuri, facilmente diciamo che abbiano un livello di sicurezza sufficiente per poter essere diciamo difficilmente scardinabili, questo è il primo passaggio. Un altro passaggio è ancora un po' a livello embrionale, ci sono diversi sistemi di registrazione delle biciclette che consentono di rendere pubblica l'eventuale smarrimento, furto, più che smarrimento, furto della bicicletta e qualche opportunità in più in caso di ritrovamento per ritornare in possesso della bicicletta. Ecco, sono tutte soluzioni che in qualche maniera dovrebbero un pochino diminuire, rendere più complicato sia il furto che poi ovviamente il riciclo della bicicletta rubata. Grazie. Perfetto, io vedo in chat sì. Che ci... Scusami, vai, Nora. Cosa che mi veniva in mente, non so se poi esistono ancora, però un po' di tempo fa mi ricordo il Comune di Milano parlava addirittura di fare anche una sorta di app, quello su cui fare tutte le varie registrazioni, salva la mia bici, ma una cosa del genere. E poi anche avevo sentito una sorta di registro italiano delle biciclette, che è quello che dovrebbe essere consultato dalle forze dell'ordine. Ecco, poi a dire il vero non ho mai consultato, utilizzato né l'uno né l'altro, io la bici la porto tipicamente in ufficio proprio per evitare di trovarne due, per quello che si diceva prima, anche perché quando Samuel stava parlando io ancora da qualche parte sulla mia scrivania l'ho imboscato forse nel cassetto metà della sua catena, quindi di un anello della sua catena quando gli hanno fregato la bici, quindi il problema sussiste ed è un dato di fatto. Scusami se ti avevo interrotto, ma volevo solamente segnalare appunto una domanda che ci è arrivata in chat, dove ci chiedono se sappiamo quando sarà disponibile per l'Italia o per Milano la modalità percorsi ciclabili su Google Maps. Io non ho notizie di questa cosa, spero che sia presto, però non so se qualcuno ha qualche informazione in merito. Io no, non lo so, so che qualcuno ci stava lavorando.
Sono però molto 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 dubbioso, nel senso che se fosse vero in parte quello che ho detto prima, cioè quello di una ciclabilità diffusa su tutte le strade, immaginate quanti possono essere le novità che potrebbero mettere in campo i comuni, le amministrazioni comunali in tema di gestione della mobilità ciclistica. Faccio un esempio, mettiamo caso che ci sia la possibilità di consentire alle biciclette di andare in doppio senso di marcia nei sensi unici. Quindi Google Maps facilmente segnala una strada a senso unico per i veicoli motorizzati e raramente questa strada assume un altro sistema di circolazione. Quindi o viene chiusa al traffico oppure ritorna a doppio senso di marcia se viene eliminata una fila di sosta. Mentre per le biciclette questo non richiederebbe grandi sistemazioni strutturali, ma solamente una semplice segnaletica e un'ordinanza comunale. Ecco, come potrebbe mai Google Maps aggiornare in maniera, non dico quotidiana, ma abbastanza frequente, tutto il sistema di circolazione, il sistema di mappatura, tenendo conto di queste variazioni che le amministrazioni potrebbero mettere in campo in maniera molto frequente? La credo un po' complicata. Più semplice invece sulle infrastrutture extraurbane, quindi sulle cosiddette, chiamiamole, piste ciclabili di lungo collegamento, quelle che vengono conosciute come autostrade per le biciclette o comunque dei percorsi strutturati hanno una vocazione prevalentemente di tipo cicloturistico. Ecco, questi sì, questi è più facile naturalmente, perché una volta realizzati mantengono la loro fisionomia sicuramente per lungo tempo. Peraltro su questa cosa qui di Google era partita una petizione all'inizio dell'anno, quelle tipo su change.org, dove chiedevano proprio Google facci tracciati per le biciclette, poi non so come sia andata a finire. Segnalo Paolo, un altro, scusami. No, volevo dire che ho notato che Paolo Bottito, che saluto, ha alzato la mano. Esatto, volevo dire la stessa cosa, prego. Vi ringrazio molto per il fatto di concedermi la parola e saluto tutti. Ho ascoltato con grande piacere, arrivavo da una giornata di laboratorio con gli studenti, quindi ho perso l'inizio, ma mi sono connesso. Io sono, insieme al professor Paolo Pileri, sono il fondatore di un'unità di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani che si chiama Cycling and Cycling Territories Laboratory, dove confluiscono, diciamo, le esperienze di ricerca del professor Pileri, noto per il progetto Vento, che tutti certamente conoscete, le mie, che riguardano in particolare il rapporto tra il ciclismo come sport, i territori e la città. In questa fase che stiamo vivendo sto conducendo un tirocinio per studenti laureandi della triennale e gli sto facendo lavorare sui temi appunto della ciclabilità urbana, della mobilità ciclistica in fase ripresa post-Covid. E siccome in particolare uno di questi studenti è uno dei rappresentanti degli studenti all'interno del Politecnico, loro, non io, loro proprio hanno deciso di lanciare una sorta di sondaggio, di indagine, proponendo un questionario ai loro colleghi in una modalità veramente peer-to-peer. Quindi sono loro, in quanto studenti, che interrogano con un questionario online i loro colleghi. Per ora hanno raccolto circa 600 risposte a questo questionario, quindi il campione non potrà mai essere rappresentativo perché non è un campione scientifico, ma capite che 600 risposte non sono poche, quindi è comunque un campione significativo, naturalmente, di studenti del Politecnico, soltanto questo è il bacino a cui si sono rivolti. E le risposte che stanno emergendo sono in qualche modo intuibili, ma sono rilevanti, cioè emerge che degli studenti milanesi, cioè degli studenti che risiedono a Milano, che sono una percentuale rilevante di questo campione totale, l'88% vorrebbe usare la bicicletta per recarsi in università e circa l'11%, poco meno, già lo fa. E soprattutto in generale di questo campione, che non è irrilevante quantitativamente, si è espresso nel merito del fatto che il 91%, quindi la quasi totalità, essendo molto preoccupata, diciamo, dell'emergenza sanitaria eccetera eccetera, è propensa a usare un mezzo privato per spostarsi e per raggiungere l'università. Quindi questo tema della connessione dei poli universitari con quelli che sono i punti di origine dell'intermodalità
è veramente un tema particolarmente rilevante sia per l'istituzione università, ma in generale anche per i flussi della città. E un altro tema dato che emerge in modo molto rilevante è che degli studenti pendolari che fanno parte di questo campione, il 54% sarebbe molto felice di potersi portare una bicicletta da casa, utilizzando intermodalità treno, bicicletta, e naturalmente ha grosse difficoltà a farlo perché i treni italiani, in particolare Trenord, non sono attrezzati a questa finalità. Questo naturalmente richiamerebbe poi il problema di avere una ciclostazione nei poli universitari che possa offrire un ricovero sicuro alle biciclette private, il tema di cui stavate giustamente parlando voi. E qui secondo me c'è un'altra questione che si interseca, cioè in periodo Covid, la cui definizione gravità abbiamo percepito, non abbiamo ancora certezze, io mi interrogo e non ho una risposta su quale possa essere l'incidenza rispetto all'uso del bike sharing. Nel senso che le persone sono molto preoccupate e io non sono così convinto che una persona che prima, e già non erano molte, ma comunque usava l'intermodalità treno-bicicletta, nel senso che scendeva dal treno, prendeva la bicicletta del bike mio, di un altro operatore e andava, non sono così sicuro che adesso queste persone di buon grado prendano una bicicletta che è stata toccata da sconosciuti, eccetera, eccetera, e si mettano a pedalare. E questo rischia di incidere ulteriormente sulla quota modale, in particolare degli spostamenti pendolari. Quindi questi sono tutti temi che voi avete trattato molto bene, che sono sul piatto, insomma, sono questioni sulle quali dobbiamo lavorare e sulle quali forse le università, un po' perché hanno qualche risorsa in più, un po' perché appunto grazie anche alle iniziative come la vostra sono più illuminate rispetto ad altre parti della società, forse un ruolo di player positivo lo possiamo veramente giocare in questa fase per il futuro, visto che l'emergenza, come dire, ha messo in evidenza delle forme di urgenza che prima venivano sottovalutate, erano molto presenti a noi, ma in generale lo sappiamo nel contesto culturale italiano meno. Ecco, forse questa è la fase in cui, essendoci delle opportunità, le università, nelle forme che riterranno opportune, possono però veramente giocare un ruolo di player sia da un punto di vista delle proprie esigenze logistiche e dei propri studenti, ma anche da un punto di vista culturale, cioè dare l'esempio molto semplicemente. Scusate, sono stato lungo, ma volevo dire questa cosa, mi sembrava non del tutto irrilevante, insomma, grazie. No, grazie a te per l'intervento, anzi anche grazie per i dati che sono sicuramente molto interessanti, soprattutto, beh, chiaramente per noi del Politecnico. Tra l'altro, a proposito di questionario, volevo anche far presente che adesso è un po' un'anticipazione, però a breve lanceremo assieme alla RUS, appunto, quindi la rete delle università per lo sviluppo sostenibile che citava all'inizio del suo intervento Eleonora, proprio nel gruppo della mobilità, lanceremo questo questionario a livello quindi nazionale prossimamente, spero, cioè crediamo adesso a giugno, entro la metà di giugno, appunto diciamo, le previsioni di mobilità che le persone che vengono in università, quindi sia studenti che personale, pensano di appunto utilizzare una volta che ci sarà il rientro effettivo. Vedo che Samu ha alzato la mano, vuoi parlare tu su questa cosa, vuoi raccontarci qualcosa di altro? Sì, no, scusate, volevo solo ringraziare Paolo Bottuto per il suo intervento e dire mettiamo insieme le forze e le energie su questo tema per produrre del lavoro insieme, mettendo appunto a sistema tutte le informazioni che arrivano da varie parti, e quindi sentiamoci nei prossimi giorni. Va bene, Samuel, sicuramente, volentieri. Tra l'altro, perfettamente d'accordo. Aggiungo una nota anch'io, prima citavi Vento, che conosciamo molto bene, l'anno scorso io e qualcun altro siamo andati a pedalare insieme a Paolo lungo il Po, e quello è proprio un progetto che sposa perfettamente quello che diceva prima Enrico, cioè la bicicletta anche proprio come motore economico, come punto di svolta culturale, quindi è veramente un bellissimo progetto e sarebbe bello fare tanti piccoli Vento anche qua dalle nostre parti per arrivare poi fino al Po seguendo insomma un percorso analogo. Veramente un progetto molto molto bello e molto importante.
Perfetto, io non vedo in chat altre domande. Sì, Paolo Quarta dice un pieghevoli è in fase di studio, scusami Paolo, pieghevoli, punto di domanda, credo... cosa intendi? Perché io non ho capito, magari Giada tu avevi... No, allora, secondo me in fase di studio l'aveva scritto relativamente alla, appunto, sì. I percorsi ciclabili su Google Maps. Intendo biciclette pieghevoli e il Google Maps ha... In altri paesi ha reso disponibile, se non sbaglio, il percorso per biciclette sull'applicazione, mentre in Italia ancora no. E ricordo anch'io che c'era quella petizione che chiedeva, l'ho firmata anch'io, comunque l'ho vista girare. Ribadisco comunque se, da utente, da utonto della bicicletta, ribadisco che, visto che sto parlando con dei docenti universitari molto più avvertiti di me sulla questione, che è necessario veramente unire le forze, come diceva, credo, Samuel Tolentino, e creare un sistema interdisciplinare che affronti tutti gli aspetti dell'inquinamento. Perché io che vado tutti i giorni in ufficio a Milano, faccio 14 km al giorno, sono ancora vivo, ma non so ancora per quanto. Quindi sarebbe dal punto di vista della bronchite soprattutto. Quindi sicuramente è un problema più vasto e quindi spingo io come utente, lo so che rompo le scatole, ma per cercare di avere una visione d'insieme. Questo soltanto le strutture universitarie a livello interdisciplinare hanno questa possibilità. Noi siamo dei pedalatori, diciamo, e basta. Grazie, scusate. Grazie Paolo, aggiungo un elemento in più, neanche solo un singolo ateneo o gli atenei insieme, è veramente necessario fare squadra con tutti gli attori, quindi comune, città metropolitana, associazioni, cioè è veramente fondamentale, anche tutti gli operatori del settore. Quindi solo mettendoci tutti insieme si può creare un'opportunità reale. Anche perché credo che abbiamo soltanto questi 5-6 mesi fino, diciamo sì, al vaccino di questo Covid-19 per poter da sfruttare, per poter mandare avanti a livello politico, a livello della gente, perché noi che siamo qui siamo già, ognuno ha proprio a vario titolo, già sensibilizzati sul tema. Il problema è sensibilizzare. Io ho degli amici che mi dicono: tu sei un po' fuori dal mondo, sei un po' tipo come la Touche della crescita felice. No, io sono una persona sicuramente non bisogna lasciare fuori da questa tematica chi si lamenta del fatto che togliamo le macchine dalla strada, ok, tutto un settore va in crisi, quindi, ed è giusto. Quindi voglio dire, se abbiamo impostato tutto sul trasporto privato, non possiamo d'amblè dire ok, adesso via tutte le macchine, perché creiamo delle tensioni sociali che poi fanno fallire questo o comunque ritardano questo obiettivo. Quindi avere una visione economica, non utopistica, finanziaria, come diceva la professoressa, interdisciplinare, tra autorità varie, eccetera, eccetera, è fondamentale. Secondo me e secondo altri che sento, abbiamo pochi mesi per sfruttare l'emergenza. Dopodiché, tolte le mascherine, si torna come prima, con qualche variante migliorativa, ma tutto sommato. Scusate se mi sono dilungato. Grazie. Ok. Grazie ancora per l'intervento, anzi no, siamo contenti di avere pedalatori, come dire, utenti così che spingano per questi cambiamenti, siamo d'accordo, infatti anche noi abbiamo, diciamo, percepito questa preoccupazione, insomma, del fatto che bisogna sfruttare il più possibile questo momento e portare a casa i cambiamenti che sono tanto tempo su cui si sta lavorando, di cui si parla, ma che appunto faticano ad arrivare, e quindi sfruttare questa occasione sicuramente è una cosa molto importante. Vedo qualche commento in chat dal Ben Fortunato, se vuole intervenire direttamente in persona, volentieri. Volete che dica qualcosa? Se ha voglia di intervenire, molto volentieri, se no... Grazie dell'iniziativa, a volte Leonora ha il coraggio, le dico qualcosa. Ciao Fortunato. Magari qualche officina per la riparazione delle bici.
Io vengo spesso in bici, anche talvolta uso il treno e faccio treno più bici, ho una bici pieghevole, va benissimo. Però è un po' pericoloso, sono caduto due volte sull'asfalto, una traversa di Corso Buenos Aires, cos'è, via Stradivari e l'altra. Troppe macchine, è un po' pericoloso. Quindi a volte uso il marciapiede, non si potrebbe. Però la bici è una bella soluzione, ti permette di essere libero, di andare dove vuoi. Quando magari arrivo in treno, scendo dal treno, ho subito la bici, non è male. Quindi, a parte anche il risparmio naturalmente energetico e l'inquinamento. Comunque speriamo di andare avanti con questa iniziativa. Tra l'altro quello che dici tu, Fortunato, è molto interessante perché se uno non ha la bici pieghevole, caricare, io l'ho fatto un paio di volte, la bici normale sopra il treno, soprattutto in tempi di affollamento, era quasi impossibile. Sì, adesso però si può sperimentare, cioè a questo momento con la scusa del distanziamento sociale anche sui treni puoi farlo, puoi salire con la tua bici anche non pieghevole, così provi, sperimenti se è una cosa per te fattibile oppure no. Nel frattempo Trenord ha anche detto che sarebbero arrivati i treni, quelli attrezzati con la carrozza apposta per le biciclette, magari entro il 2021 questi treni arrivano, nel frattempo sperimentiamo. Quindi sì, normalmente ci sono i treni con la carrozza per la bicicletta, però con questo momento è favorevole per fare questo esperimento. Sì, è vero, hai ragione, questa è un'ottima idea. Ti posso anche dire che abbiamo poi presto. Portare in ufficio, non tutti possono portare in ufficio come fai tu, talvolta c'è poco spazio per alcuni, e anche lì l'altro problema è quello dei furti. A me ne hanno rubato 4 di biciclette, vero? Nel giro di un anno e mezzo, proprio anch'io me la metto, me la tengo, me la porto dietro. Va bene. Grazie. Sì, faccio solo una battuta che finale, almeno per quello che mi riguarda, che tutto quello che state facendo, quelli che sono intervenuti, hanno portato le loro esperienze, vanno nella direzione in cui c'è una forte esigenza di mobilità alternativa, o quantomeno un sistema di intermodalità il più, diciamo, più integrato possibile. Questo va nella direzione che il sistema della mobilità noi dobbiamo vederlo come un punto, un sistema complesso. E qui si può legare al tema del Google Maps, piuttosto che faccio questa strada, piuttosto che scelgo una strada alternativa, eccetera. Noi dobbiamo avere un sistema della mobilità urbana complesso e integrato, in modo tale che sia facile per tutti scegliere quale strada usare nel momento che si desidera, con le persone con cui si sta viaggiando e così via. Ecco, solo in questo modo diventa più facile avere un sistema facilmente riconoscibile adatto a tutti. Ecco allora che anche chi in quel momento usa un mezzo motorizzato privato riconosce lo status di utente della strada sotto piena riconoscibilità anche a chi in quel momento sta usando la bicicletta e non è lì solo per caso perché non sa cos'altro fare durante la giornata. Vero, condivido. Peraltro un'altra cosa che ho avuto occasione di constatare, anch'io quando vengo da fuori Milano con la bicicletta, sono 13 km e mezzo più o meno, e mi rendo conto come nel momento in cui sulla pista ciclabile, quella che fa un po' tutta la circonvallazione di Milano, poi arrivi in Piazzale Loreto per intenderci, passi sotto il tunnel della Centrale, quindi quella pista ciclabile che arriva in prossimità del tunnel della Centrale, se sei da solo ti senti veramente inerme, perché moto, motorini assolutamente ti passano destra, sinistra, sopra, senza nessuno scrupolo, e anche le macchine insomma tendono ad invaderla parecchio. Ma da quando quella pista è un po' più frequentata, le macchine hanno imparato a rispettare quella linea. Moto e motorini devo dire ancora poco un cavolo, ma almeno le macchine sì. Quindi quel discorso del facciamo massa critica e la massa critica fa ridurre gli incidenti, io credo che sia assolutamente vero. A proposito di moto e motorini, una domanda che io non... nelle corsie degli autobus... Per dire, via Gran Sasso c'è la corsia degli auto dedicata solo agli autobus e mezzi pubblici. È concesso andare, le moto possono andare, ma le bici?
Allora, il tema delle corsie bus è questo. Attualmente non c'è una norma specifica sulle corsie bus, per cui è lasciata libera scelta a chi amministra la città. Mi spiego. Dovrebbe valutare se quella corsia bus, se quella tratta, in funzione della velocità commerciale, numero di passaggi, dimensioni, eventuali protezioni laterali, eccetera, è idonea, può essere idonea o meno al transito delle biciclette. E questo a volte consente alle amministrazioni un po' più coraggiose di appunto adottare queste ordinanze, e invece può essere un'arma al contrario, dire no, chi è non è poi così sicuro, si ferma e si blocca. C'è un progetto di legge che è depositato alla Camera, credo che sia il 1150, e che dovrebbe andare in discussione in fase pre-Covid, ma forse verrà ripreso nelle prossime settimane, che prevede invece una norma specifica per quanto riguarda le corsie bus e biciclette. Adesso stiamo a vedere se con o senza questa norma, comunque secondo me è già oggi fattibile, è possibile farlo. Però ecco, non, in maniera non indiscriminata, ma valutando caso per caso. Altro, correggimi se sbaglio, ma penso sia una derivazione di una norma comunitaria, cioè nel senso a livello di Unione Europea, se no, però potrà ricordarmi male, c'era, io avevo letto per cui, cioè, se non c'è una corsia preferenziale per le bici, ma c'è una corsia preferenziale per autobus e taxi, può essere utilizzata anche dalle bici, magari mi ricordo male io. No, non mi ricordo questo particolare, però al di là del fatto che ci sia o meno questa norma comunitaria, direi che le indicazioni che ci vengono sull'approccio alla pianificazione del sistema della mobilità, appunto come sistema complesso e integrato, va nella direzione della facilitazione della mobilità attiva e del trasporto pubblico locale, soprattutto nelle aree centrali urbane. E questo significa anche utilizzare per quanto possibile tutti i sistemi anche di condivisione, come quello per esempio delle corsie bus, se non c'è la soluzione alternativa di realizzazione di spazi, di spazi condivisi, di spazi riservati, perché dove abbiamo la presenza delle corsie bus si tratta prevalentemente di strade di tipologia di quartiere, la maggioranza, anche occasionalmente strade locali interzonali, ma dove il traffico di transito può essere cospicuo. Ecco, in questo caso c'è la preferenza allo spazio riservato. La condivisione della corsia bus sicuramente può essere una opportunità in molti casi. Chiarissimo. Perfetto. Se non ci sono altre domande, in realtà siamo perfettamente in orario, sono le 7, quindi... Vediamo. Non so, Leonora, vuoi fare un saluto finale? Ah sì, allora, cioè, nulla nel senso, allora, è stata molto interessante questa chiacchierata e, come dire, i momenti di confronto, soprattutto su queste tematiche, ritengo siano sempre particolarmente costruttivi. Peraltro, cioè, di solito emergono anche idee interessanti. Adesso, qualcuno mi aveva già chiesto prima se le diapositive, la presentazione che hai utilizzato tu, Enrico, poi la metti a disposizione, la possiamo pubblicare sul sito di Campus Sostenibile. Quindi se ce la mandi, sì, se autorizzi. Perfetto, sì, certo. Dopo ve la mando. Ottimo, così almeno insomma, pubblichiamo anche quella, pubblicheremo anche la nostra del Poli dopo aver aggiunto la diapositiva su Policiclo, così almeno avete il riferimento anche di quello per chi è interessato. Avremmo voluto chiaramente organizzare un qualcosa di un po' più consistente, in fondo oggi è una giornata importante, casca anche bene, di solito peraltro cade durante il periodo del Festival per lo Sviluppo Sostenibile che viene organizzato da ASBIS, che è l'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ma ovviamente causa Covid è stato tutto rimandato, per cui direi che adesso il prossimo appuntamento è un po' importante, al quale sicuramente vi inviteremo, speriamo, uno o più appuntamenti durante la Settimana Europea della Mobilità,
sostenibile che si terrà il prossimo settembre, per cui vedremo insomma di riuscire a organizzare anche qualche sperimentazione come di solito insomma usiamo fare, quindi non soltanto parlare, chiacchierare, ma provare, toccare con mano, quindi dal monopattino alla bicicletta a salire sulle automobiline in sharing, quindi insomma ogni anno più o meno cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo e vediamo se ci sarà anche una nuova edizione della Bike Challenge, così tornare nuovamente a essere primi. Peraltro dobbiamo ancora premiare, esatto, dare i premi ai vincitori della precedente edizione, ma ogni occasione che avevamo identificato è saltata, quindi a questo punto premieremo sicuramente durante la settimana europea. Quindi io ringrazierei tutti, anche Samuel se non hai nulla da aggiungere, grazie. E veramente buona serata e grazie per aver resistito fino a quest'ora, e mi raccomando, chiunque avesse suggerimenti, soprattutto non soltanto in realtà ai nostri utenti, quindi alla popolazione politecnica, ma noi lo chiediamo sempre anche ai nostri cittadini che incontriamo ai desk durante i nostri eventi a parte la cittadinanza. In questo caso non ci sono desk, non ci sono eventi, ma c'è una mail che è quella del servizio sostenibilità, e quindi scriveteci qualsiasi cosa, insomma, se possiamo contribuire, fare rete, portare avanti progetti comuni o magari insomma farci un po' da portavoce anche per quelle che sono un po' le esigenze che emergono in ambito mobilità. Oggi stiamo parlando di quello, non esitate a contattarci. Quindi grazie ancora, grazie Enrico Chiarini per aver tenuto questo interessante intervento, grazie Giada per aver moderato, ancora Samuel per averci aiutato a organizzare un po' tutto, tutti i colleghi del Servizio Sostenibilità, colleghi in generale del Politecnico, grazie, grazie, grazie. E grazie, un saluto anche a tutti quelli che conosco nella chat. Ciao, grazie Samuel, ciao. E buona serata. Ciao, grazie. Ciao, a voi. Ciao, arrivederci, buonasera.